Ha un'idea di Francesca Bonfanti. Calcio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi dell'equipaggio di State Bene Così. La sua missione è quella di esplorare nuovi mondi alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, per arrivare là dove nessuno è giunto prima. Bella scivolona mia. Ce la faccio. Come ogni tale misia. Le flado quello. E viva la libertà. Ce la faccio. Segnali di emergenza, questi sono luminosi. Vescovo invece è l'accolante. Questo è il dosso, siamo abituati, è accaduto anche di peggio. Ma uno può venire da me e dirmi, dimmi il mio passato. È facile dire cosa mi succede domani, dimmi il mio passato. No, adesso non ridere perché ti sto offendendo. Io ti sto offendendo. Non te fa coglionà, ti ha fatto il, il complimento su Francesco. Scusate. Per dire che tu eri uno stronzo. Certo, certo. Tu sarai sempre la piccola che quando va a cercare di pestare i piedi gli si fa una scureggia in faccia e si rimanda indietro. Non si può vivere così. Il sesso, ecco, se n'è sceso. Sì. È diventato come un pesce morto. Bravo, ecco, sì. Ma io dico una cosa, no? Ma a lui. Qualcuno ha. Tutto questo, senti del basso, questo slap qui, senti. La checca finale di questa mattinata è una regia, per cortesia regia, non vi fate ingazzare, vi faccio una fattura mortale. Però come dicono quelli bravi, lo spettacolo va avanti, eh? Le show cosma. Ce la faccio. Ti amo subito forte, per gli amanti del vintage. Non lo so. Beh, davanti al vintage, lui è veramente vintage. Beh, sì, Paolo Pocchesci, ex Lazio, ex Giovanni. Beh, ero ragazzino io. Ospite da Scarcelli. Sicuro che è di Lazio, parla di Lazio o di. Non lo so. Ora lo sentiamo. Beh, sentiamo un po' Paolo Pocchesci, ospite appunto da Scarcelli. Siamo dei quanti punti portiamo a casa, Paolo? Tra Fiorentina e Inter. Sono due gare molto difficili, comunque penso per avere un buon risultato sarebbe almeno avere 4 punti. Un pareggio a Milano con l'Inter dove giocarsi in casa la vittoria con la Fiorentina, oppure anche il contrario, perché ormai credo che il fattore casalingo è sempre meno importante. È negativo quasi. Io devo dire una Biancaneve, i porno nani, tutti questi vecchi classici dei porno, le casalingue. Devo dire una cosa, il fattore casalingue comunque. Ah, manto, guarda me, le casalingue di Bologna. Però non è così mio. Importante. No, come non è importante. No, non è importante. Mario lascia perché di servire. Perché si vince anche fuori, oltre che Mario, vincere quando giochiamo in casalingue, è anche importante giocare fuori. No? I bei titoli dei film porno di una volta che tante comunque volte. A me sta cosa qua che facciamo mi rinfranca tanto, perché sì, in confronto con l'Accademia della Crusca, il confronto Mario mio, qui sembriamo veramente Paolo Portoghesi. Ma andiamo dalla nostra però Renzo Piano, dalla nostra Valentina Mezzaroma, che comunque ragazzi vediamo che dice. Posso dire provo del timore. Non so perché. Vai. La fan sfegatata di Valentino Rossi mi è sempre piaciuto molto, però in effetti è un po' ambiguo, perché c'è questa mossa del casco di Marquez, che lo so, non lo sapevo. È la mossa del casco, in tutti è sensi. Stata un po' una mossa del casco. Però diciamo, in effetti a quelle velocità fare una cosa del genere, il gesto è palese, quello del calcio è palese, quindi non so veramente quali siano poi le conseguenze per Rossi, non penso bene. Quel tipo di mossa fatta a quella velocità. Io non sono un amante della moto, ma capisco che comunque è un bello sport, eccetera. Ma la mossa del casco a 300 all'ora io non ho capito. Pericolosissima. Guardati, anche perché io sai che vado in scooter tutti i giorni. Proprio, a 300 all'ora. A 300 all'ora se c'è. Ma dove parla? Ma chi era la stante, quello che era vicino a lei? Perché mi sembra lo Monaco. Chi era? DLM. È quello che dovete soldi a Paolo, ma sono anni che lo dico, ma non arriva niente. Non arrivano né denunce né soldi, chissà come. No, per me è stato io, pare. È incredibile.
che poi le mette una volta. I pannolini di Principe di Galles, adesso io sono nato così, che dobbiamo fare? Il mio maestro Stucchetti, eh? Che possiamo Petruzzi fare se abbiamo contratto dei vizi in tenera età? E io ho il suo vizietto del coso, ce n'ho pochi vizi. Pannolini di cashmere, roba del pannolini genere. Pannolini di cashmere, sì. Capito. Cacca nobile per Petruzzi. Lana sempre un po' morbiduzza, insomma, no? Lana luccia particolare, insomma, mi irrita la lana ruvida. Io rimango basito. Intanto non sapevo che Petruzzi era passato da. Non era ospite del Zucchina, Petruzzi spesso. E mo' è andato a finire dove? Che Petruzzi? L'ha detto la Catoni, cacca nobile per Petruzzi. Io mo' non so. Ma di sarà di Bologna, Petruzzi? Il Petruzzi? No, non lo so. Non lo so, domando. Non mi domandare perché. Da sti due ti puoi proprio. Che spettacolo. Beh, hanno preso un trend, un filone. Cerca di seguire noi quando diciamo le cose. Non andare per cavoli tuoi, perché. Se no te facciamo fare tutto a te. Vieni qua, poi vai di là, fai su e giù. Io so, vabbè, dai. Allora, mi fa risentire l'ultimo pezzo lì, quella cosa che ha detto Nobile per Petruzzi, che non ho capito. Era roba del pane di cashmere, sì. Capito. Cacca nobile per Petruzzi. Petruzzi è andato a finire là, in quella radio. Certo, io faccio sempre un appello, Edoardo. Edo. Questo è il tuo momento. Amico. Edo, fai. Dado. O Dado per i fratelli. Come chiamavamo ai tempi del Demerode. Dado. Beh, tu andavi al Demerode, io non ci andavo al Demerode. Io andavo sempre in posti. Preti, però, in posti, andava, no, io andavo bello, sempre in posti dove c'era la qualcosa di religioso. Beh, quello sempre. sempre. Prega per noi. Tu al Demerode, l'altro andava. Là, ognuno andava dove gli pare. Bene. Bel numero uno. Posso dire che. No, non posso dire, se non me. Andiamo avanti, con queste. Però c'è l'appello per Dado. Con questo duo straordinariamente. Da conduzione di Sanremo, consentimi. Ma io. Se esiste un festival. Vabbè, no, non lo voglio dire. Mario, no, devi dire qualcosa. Pronto? Dobbiamo andiamo arrivare avanti, pronto. Andiamo alla seconda cosa, dai. La terza. Una seconda. L'ipotesi che pare Baleni nella testa di Spalletti, forse in caso proprio di emergenza rarissima, senza Salah, senza Bruno Perez, senza Sharawi, non c'è più nessuno, alzo Rudiger. Senza una donna. Senza una donna. Senza una casa. Come pensa al culo? Scusate, cheat. Prego, Adri. Cheat. Tu sei sempre stato un fautore delle voci femminili. Cosa mi dici in radio? Allora. E questa registra campione? No, niente. È soltanto che. Allora, è sgradevole come voce. Proprio sgradevole, però non è. È per uno che fa radio, in fondo. Vabbè, però. Cosa può essere? Però se uno dice cose intelligenti. Al di là della volgarità della donna, proprio di questa, sì. Di quello che dice, non. Non la conosciamo nessuno di due. Perciò non posso conoscere. Per me è stata una scoperta qui durante la trasmissione. Sì, io non sapevo, per me era una carneade. Però devo dire la verità, la voce è brutta e lei dice un sacco di quattate. Per carità, mica. Tutto qui, non c'è nient'altro da dirmi. No, sei un po' laconico. A parlare di. Vabbè, uno che ti dice, che ti fa una citazione. Io ricorderei così. Che lei si è meritata la prima pagina, nel senso, no? Con la. Beh, finire in sigla. No, finita in sigla, insomma. Quando finisci in sigla, possiamo dire, è veramente una gran cosa. Io non posso dire quello che voglio, perché poi però si rischia pure di prendere te, non c'è. Siccome poi tra l'altro. Non mi pare il caso, ma. Da quella radio insultano gli altri. Poi se uno risponde all'insulto ti denunciano, io, perché loro sanno che io non denuncio, ecco perché lo fanno. Però la pazienza poi alla fine c'ha anche il limite. Andiamo avanti invece. Perché c'è una terza parte. No, ancora? Sì, vai. Sì. Don't go to crap. Perché il tono della nostra conversazione è decaduto così in basso? È decaduto quando si parla di. Un click. Vabbè, è decaduto. Vabbè, come ancora. I decaduti della prima guerra mondiale, noi li possiamo ricordare qui tutti adesso. Il conte è decaduto. Io me lo ricordo quando decade sotto i colpi. La dottoressa Conversazione è decaduta. È decaduta. Lo so. Antonia Conversazione, una grande nobile romana. Io guarda, quando i decaduti dell'esercito romano, io ancora vengono le lacrime negli occhi. Attenzione, perché c'è in questa cosa. Adesso però la preannuncio prima, la voglio dire prima la situazione. O Petrucci o Catoni, io non ho sentito, diranno che uno dei due ha scoperto di avere le orecchie. Allora, la prima cosa importante è questa. Petrucci dove ha scoperto di avere le orecchie? Uno. E due. Ho il timore di far sentire il due. E due, se l'ha scoperto pure la Catoni da un'altra parte che non sia le orecchie. Insomma, su Petrucci, vabbè, uno può. Ma sulla. No?
No, non ti seguo. Ho scoperto di avere le orecchie, vedi? Ce l'ho anch'io. No, guarda, è devastata. Una settimana che avanti con questo trauma delle orecchie. Cosa, cosa... ho freddo. Non riesci a superarlo. Ho freddo, giro con i cappelli, mi nascondo. Devo regalare quelle che copro orecchie che ho io, quelli pelosi. Quelli pelosi rosa, quelli di Hello Kitty. Però da te li regalerò forse rosa. Mo li cerco, guarda, li regalo per Natale. Questa è l'ultima cosa che faccio, così poi mi saluti e mi saluti mai più. Io ci vengo poi in studio? Beh, chi ha? Mi sembra il minimo. A posto delle cuffie, poi mettiamo le cuffiette sotto, così comunque senti. Però. Potremmo portare dei copricuffie, però tipo pelosi, mo li cerco, li faranno qualcosa trash tipo cinese, secondo me qualcuno l'ha inventato, una roba del genere, li faccio mettere pure a Piero, tipo con le renne, qualcosa per Natale dobbiamo inventarci. Comunque adesso ci penso io a te. She thinks that Marciano is still a great big champ, that's why the lady is a tramp. Now she goes down to Coney and she thinks the beach. Bene. Io dico, ecco, questa però è una cosa, no, non avevo capito la battuta prima, perché è sempre meglio sentire. No, secondo me c'hanno ragione, è meglio che si copre, specialmente per quello lì, sì, perché con tutti quelli che, a cui deve dare i soldi. Senti, secondo te c'ha più buffi lui o Ripepi? Questa è una domanda brutta. Però, come dicono quelli bravi, lo spettacolo va avanti. The show goes now. Sì, devo dire che comunque se c'è una simpatia sicuramente è più per i Pepi. I Pepi sta su però piazza, guarda, da anni. Sì, però pure Stefanuccio, so anni che fa queste cose. Però devo dire una cosa, tutte e due però le fanno belle grosse. Io parlo solo di Bruno. Bruno mi sembra però punti più a piccole cifre, dico la verità. Però è uno che è sempre girato con grandi macchine, cose. Non lo so. Io... Certo, lui si immolava con le signore anziane. Bruno all'Inps è conosciuto un po', sì, come. Sì, perché andava a ritirare lui la pensione al posto della moglie. Cioè, Bruno è wanted dalle pensioni. No, aspetta, della moglie no, la moglie. No. Ci mancherebbe altro. Moglie altrui? Sì, appunto, delle signore con cui si accompagnava in amicizia. No, ma Bruno. Lo fai passare come se fosse uno sfruttatore. No, dai, non è che così. Sfruttatore. Bruno faceva una cosa. La prima, posso raccontarlo perché adesso è anche un episodio divertente, sì, che ecco, fa parte della mitologia. Non mischiamo. Ma Bruno è simpaticissimo. Con Bruno, no. Fate il favore. Però Bruno, la prima cosa che faceva, anche leggendo il giornale, non è che l'informazione, le partite, le formazioni. La prima cosa che leggeva erano i necrologi, per sapere se c'era una vedova, e lui poi l'andava a trovare, la corteggiava, fino a che non veniva con camicie, con iniziali che erano magari. FL, dico, ma Bruno, non ti chiami Bruno Ripepi? Erano le camicie del marito della signora che lui aveva conquistato e che aveva assunto anche il suo guardaroba. Bruno c'aveva tutte le iniziali del mondo, c'era una che c'era BR, tutta roba di altri. Vabbè, detto questo, se Petrucci si va a coprire, forse è pure meglio. Beh, fa freddo, è anziano. O cercano. Niente, tu lo vuoi paraorecchi con le renne, che vuoi? No, a me serve niente. Bene. Cambiamo completamente dopo esserci regalati. Però faccio il promo, poi andiamo in pubblicità. Dopo esserci regalati molto della radiofonia romana, riapriamo il grande capitolo dei maghi. Ci abbiamo da finire Anubis di ieri, che ci ha detto che i filmi di Stargate ci dicono molto sugli extraterrestri, e poi abbiamo Ara Bagis, la signora che ride con quella risata fenomenale, che ci deve dire. Ah, parla dei figli di chi la chiama. Bene. State ascoltando. State bene così. Ma suppongo sia un errore, no? Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation. A special bond of creation. Bene, torniamo in diretta, seconda parte con i maghi. Vai, Arabakis. Signora, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, prego, amore, mi dica. Sono molto emozionata di parlare con lei. Addirittura no, tesoro, io sono semplice, amore, per l'amor di Dio. Dimmi, Stella, dimmi. Sono molto emotiva, ecco, vi faccio la domanda diretta. Sì, prego. Mio marito tanti anni è stato disoccupato, adesso ripreso un po' a lavorare. Vorrei sapere se per l'anno nuovo continua e porto un ragazzo con lui. Non ho capito niente, hai detto tuo marito è disoccupato, cosa hai detto? Io dico una cosa, Starabakis, io però bisognerebbe fare qualcosa.
non bisogna mai aizzare le persone a fare cose che non debbono fare, quantomeno ad alzare le mani. Però io una palettata in testa a questa gliela darei, ti giuro. La darei a Bagistro? No, sì, una vecchietta, sì. Ma che io una palettata? Ma no, poraccia, quella chiama, sta parlando di una cosa tragica, del marito che non ha più lavoro, se riesce a far lavorare lui e il marito, perciò si, e il figlio, perciò si vede che non hanno tante disponibilità. Questa, ah, tu hai dopo... capito, là sei tu il mago. Questa sì, dopo... Lei non ha capito, il mago sei te. Dopo tre ore il mago che sente una che parla dice non ho capito niente, ma no, dai, sentiamo un po' la seconda parte, dai. She gets massages. Tanti anni è stato disoccupato. Tanti anni è stato disoccupato e adesso lavora? Adesso sta lavorando. Vorrei sapere se per l'anno nuovo continua e porta un ragazzo con lui. E continua, poi cosa hai detto? Continua, poi dopo cosa hai detto? Se continua per l'anno nuovo? Sì, questo ho capito, se continua, ma poi hai detto altre cose. Cosa hai detto dopo? Che porta un ragazzo con lui. Parliamo di tuo figlio? Ma non, Dani, non capisco. Ma parliamo di tuo figlio, se tuo figlio va con lui, non ho capito niente. Cioè, dai, momento cosa, di grande imbarazzo. Intanto Aporara Baghis. Intanto la richiesta potrebbe abbassare la musica. È la prima cosa, perché non si capisce niente. Dopo, lei è un idiota totale. È un idiota, veramente un idiota. Non capisce. Intanto la maga dovrebbe, cioè, si presume dovrebbe sapere almeno già quello che dice una persona. Dovresti saperlo prima, perché sennò che maga sei. Quando te lo dice, manco la capisci. Però adesso c'è un'affermazione che è ancora più straordinaria. L'hai detta? Già? Non voglio sapere nulla. Guarda, non voglio. Vai. L'avevo letto. No, allora ascoltami. Mio marito ha avuto tanti anni di disoccupazione. L'ho capito, ho già capito bene, signora, quello l'ho già capito. Ma poi mi sembra di aver capito alla fine se lui tiene il figlio, non ho capito. No? Sì, se lui riesce di nuovo a partire. Sì, Dandi, scusa, non capisco, Dandi. Non capisco, giuro, signor, mi chiami dopo, signor, giuro, no, le ultime parole, non capisco niente. Io quando sono a casa che mi vedo la replica, sento che le persone parlano bene, e quando sono in diretta io non capisco niente. Signora, mi dispiace, amore. Alla fine sì, posso aspetta, dire, però ce l'ha complicata aspetta, pure la signora che chiamava. Aspetta, perché aspetta, la seconda parte. Sì, aspetta, però questa. Messo in dubbio tutto quello che ho detto prima. Aspetta, però questa ha detto una grande cosa. È una cosa che succede pure qui a Roma. C'è tanta gente che quando è in diretta non capisce niente. Perciò devo dire che Malcomune, mezzo caudio. Devo dire che almeno il 90% dei. Malcomune è mezzo caudo. Una volta sì, dicevano per lo stadio. Dei tanti, come si dice, dei tanti che parlano, sentendo la maestra Arabagis, insomma, no, si possono riconsolare. Riconsolare con riconsolare col famoso aglietto, sì, no, proprio con la mitica Arabagis, ma non credo ci sia più niente, spero. C'abbiamo l'Anubis di Stargate, il ragazzo che vedeva i film. No, dai, no. Non l'abbiamo sentito, abbiamo mandato solo due, erano cinque pezzi. Vabbè, mi inchino al dottor Calo. Vai, Anubi allora. Anubi, perché lui, sai, Anubi è un richiamo all'Egitto. Certo. Egitto, pizza. Sì, tutto bis. Baghino. Bichino, no, baghino. Bichino. Non vado a pensare. Ma è possibile che siamo soli su questo mondo? Come esistiamo noi? Ma fatevi questo ragionamento. Ma come si esiste noi che siamo figli di Merova noi? Ci siamo solo noi in un piccolo granellino dell'universo e ci diverse altre cose. È chiaro che purtroppo non possiamo sapere, perché non si sa com'è l'atmosfera, com'è la vita su altri pianeti, e quindi è chiaro che si saranno la popolazione di altri pianeti adeguati anche fisicamente a dove dovevano vivere, e quindi noi ci aspettiamo che magari ci siano chissà quante razze. Quindi anche forme, come abbiamo visto, la testina ovale o meno, io ce n'ho un esempio qui, cioè il fatto che me lo tengo sempre qui, il classico, vedete, il classico extraterrestre, quindi che lo tengo qui per scorta, che l'omino che ci hanno insegnato a vedere o meno. Beh, intanto sento che questo qua è toscano, giusto? Provincia di Trapani. Mi confermi che Monterubo Fiorentino è in Toscana? Beh sì, chiaro. Certo. Sai cos'è Montelupo? So che c'era un manicomio. Manicomio criminale. Ah, beh, non sapevo il criminale, sapevo il manicomio. Non vorrei che lui sia, come dire, fuggito con la famosa legge, no, che libera. Riapri.
Sì, che ha riaperto il manicomio lì, è pure giusto, ma qua è criminale il signore, perché intanto c'ha un alieno vicino. Tanto sei un figlio di Merola. E poi siamo tutti cosa. Figli di Merola, che una volta eravamo tutti figli di, ti ricordi? Siamo tutti Sabatini. No, quella è un'altra cosa ancora, quella viene dopo. Tutti figli di Krishna, una cosa simile, non me lo ricordo adesso. Hare Krishna. E questo siamo, ma Merola Mario era una signora di Napoli. Ce n'erano due, c'era quel ragazzo che diceva che aveva quel grosso attributo. Vabbè, c'era Mario, vabbè, Mario Merola. Ma secondo me lui conosceva più il primo del secondo. Vabbè. Secondo me. E poi lui c'ha l'alieno dentro lo studio. Con la testina ovale. Finiamo la il delirio del stomato, poi dopo. Quindi, signori, cominciate a pensare che non siamo soli. E io sono convinto, in base a studi, in base a veggenze mie particolari, quando faccio delle micro sedute personali e studiando, diciamo, l'umanità e il mondo, che siamo vicini a un contatto. E questo qui. Però secondo me ci sarà qualche manifestazione, quindi o apparirà, più concretamente la vedranno tanti, a Maggiugorje, oppure ci sarà l'ascesa di qualche astronave, cioè qualcosa, secondo me siamo vicini a un contatto. Quindi signori, vi do un consiglio, state con gli occhi ben aperti, perché magari dietro l'angolo o da qualche altra parte magari ci potrà essere qualcuno, che potrebbe essere un extraterrestre. Lei magari stringe la mano a una persona e quella magari tutto a caso è un extraterrestre che ha preso le sembianze, diciamo. Io non penso che ci sia da aspettarsi cose cattive, cioè che ci vogliano fare del male, ma penso che forse ne avremo da trarre vantaggi. Ora vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima pillola. Ciao! Aspetta, ripeti l'ultimo pezzo. Vi saluto e vi do appuntamento. Ah, sentite bene, appuntamento. Alla prossima. No, ha detto un'altra. No, rimetti. So che forse ne avremo da trarre vantaggi. Ora vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima pillola. Ha detto al puntamento. Sì, poi alla prossima pinna, non ho capito. La prossima vita. La prossima questo pinna. È pazzo, perciò, ciao. Questo è pazzo, perciò non c'è bisogno. Beh, lui ha detto una serie di cose importanti. Ha detto intanto come girate l'angolo, attenti. Colui che fa delle micro sedute? Non vorrei sapere che tipo di micro sedute fa, perché ho paura a sapere in quale zona della casa. Si studia al mondo, ha detto. Ma un po' tutto, non è, cioè nella micro seduta. Come spiegartelo? Ma non è semplice. Ah, perché la microseduta si studia un po' tutto il mondo, il cosmo, eccetera. Ah, io lo vedo con la microseduta con l'intrepido proprio a leggere. E poi pensa che microseduta. E poi bisogna stare attenti a chi stringi la mano, perché potrebbe essere un alieno. E poi dice: a me giocare quella è la Madonna, non credo siano gli alieni comunque. No, potrebbe. Comunque dice lei: potrebbe scendere, ha detto, perché lui c'ha proprio una conoscenza, diciamo. Oppure potreste incontrare un alieno. Guarda la stitichezza, che brutte cose che fa, perché guarda queste microsedute quali danni provocano al cervello. Sigla finale, amici, della State Bene Così. Che mettiamo? Aspetta, prima di andare in sigla, possiamo mettere qualcosa di oggi? Io non vorrei far diventare la Catoni importante, però sì. Solo però le pezze al cu e basta, senza prima né dopo. Neanche Pokesci, però, perché pure le casalingue. No. Nessuno merita oggi nella sigla. No. Intanto però dobbiamo ringraziare chi? Gino Basile. Gino, grazie. Bella scivolona mia. Ce la faccio. Come ogni tale misina. Le flatu quello. E viva la libertà! Ce la faccio. Segnali di emergenza acustici cernominosi. Vescovo invece è l'arma volante. Questo è il dosso, siamo abituati, è accaduto anche di peggio. Ma uno può venire da me e dirmi: dimmi il mio passato. È facile dire cosa mi succede domani, dimmi il mio passato. No, adesso non ridere perché ti sto offendendo. Io ti sto offendendo. Non te fa coglionà, ti ha fatto il complimento su Francesco. Scusate. Per dire che eri uno stronzo. Certo.
tu sarai sempre la piccola che quando va a cercare di pestare i piedi gli si fa una scureggia in faccia e si rimanda indietro. Non si può vivere così. Il sesso, ecco, se n'è sceso. Sì. È diventato come un pesce morto. Bravo, ecco, sì. Per mio, io una cosa, no? Ma a lui. Qualcuno ha. Tutto questo che sei sentito il basso che sleppa qui, senti. La checca finale di questa mattinata. Regia, per cortesia, regia, non vi fate ingazzare, vi faccio una fattura mortale. Però, come dicono quelli bravi, lo spettacolo va avanti. Le show cosmo. Ce la faccio.